Siamo arrivati Gesù e Maria. Allora ragazzi, come si chiama questa seconda domenica di Quaresima? L'episodio che abbiamo letto nel Vangelo. Oh, prendete tutti quanti i fogli. Bravo. Trasfigurazione. Prendete il foglietto perché adesso andiamo a fare proprio la vivisezione del Vangelo. E questo è un Vangelo molto importante. Allora, numero uno. Che significa trasfigurazione in italiano? Mamma mia, che significherà? I grandi lo sanno che significa trasfigurazione? In greco è un po' più facile, metamorfè, che significa trasformazione. Che cosa si è trasformato nel Vangelo di oggi? Avete capito? Tu l'hai capito? Dimmi un po'. Le vesti sono diventate bianche con la montagna un po'. Bravo. E come mai? Perché Dio è purezza. Come mai? Perché Dio è purezza. Bravo, questo è uno. Poi? Quindi Gesù ha fatto questa cosa, no? Secondo voi perché ha fatto questa cosa Gesù? Vediamo un po'. Le vesti sono diventate bianchissime. Altri Vangeli dicono che il volto di Gesù era diventato raggiante come il sole, pieno di luce. Perché Gesù ha fatto questa cosa, secondo voi? Quale sarà il motivo? Nicola, si parla sottovoce in chiesa, brava, quando si deve parlare di cose inutili, ma adesso stiamo parlando di Dio, quindi la voce la possiamo alzare solo quando si parla di Dio o con Dio. Dimmi. Perché voleva dimostrare che lui non era solo uomo. A voce altissima. Ripeti. Perché voleva dimostrare che lui non era solo uomo. Ecco, vedete come i bambini capiscono? Voleva dimostrare che lui non era soltanto un uomo. Perché? Dando un segno, no? Secondo voi, vi faccio una domanda, se Dio volesse farsi vedere ora, sarebbe possibile? Sì. Sarebbe possibile secondo te? Tu dici di sì. Voi che dite? Dite di sì? Sotto forma di un'altra cosa? Sotto forma di un'altra cosa, sì. Vedere Dio come lo vedono i beati in cielo, come lo vedono gli angeli, sarebbe possibile? Cioè, quindi Dio dice, non mi faccio vedere, però se volessi lo potrei fare e allora non succede niente, sarebbero solo contenti. Secondo voi questo è possibile? Parlo a piccoli, parlo pure ai grandi, eh? In questa vita non è possibile, nessuno può vedere Dio. Primo perché i nostri occhi sono incapaci di vederlo, secondo perché se anche potessimo vederlo non potremmo sopportarne il fulgore, saremmo tutti sterminati, è impossibile. Quindi Dio si manifesta sempre attraverso delle modalità, altrimenti Gesù avrebbe fatto semplicemente vedere la sua persona divina, no? Che bisogno c'è di fare questa cosa? Li porta, dice eccomi qua, vroom! E si mostra nella pienezza della sua natura divina che aveva. Invece ha fatto questi segni nella sua umanità, no? Le vesti bianchissime, il volto sfolgorante, perché? Perché attraverso questi segni tu capisci che lì c'è veramente Dio, non è un gioco. Vi faccio una domanda e anche un invito con questo qui. Nell'Eucaristia succede la stessa cosa? Nell'ostia, secondo voi, ma c'è veramente Gesù? Veramente? Veramente? Chi è che dice di no? Allora, farete la comunione da 150 anni, si dice di no. Da 150. Quanti anni hai tu? 8. A 158 anni ti faccio fare la comunione, se dici di no. Nell'Eucaristia la Chiesa insegna, è presente lo stesso Gesù che sta in cielo, è tale e quale, in corpo, sangue, anima e divinità. L'Eucaristia è il miracolo più grande che faccia, nessuno di noi è capace di capire come fa, ma questo è quello che
che la Chiesa insegna. Perché finita la consacrazione dico mistero della fede? Perché è un mistero, e soltanto la fede può arrivare a questo punto. Perché a voi lo insegno, a piccoli e grandi, che non è una buona cosa mai prendere l'ostia con le mani? Perché quello è Dio, non è uno scherzo. Se si stacca un frammentino di ostia, anche piccolo piccolo così, e cade in terra, ma capite cosa ci faccio? Mi sono messo sotto i piedi il Padre Eterno. Non sto parlando per metafora, eh. È così, eh. Se ti casca un pezzettino di ostia, tu ti metti sotto i piedi il Padre Eterno. E il Padre Eterno non si prende, che capite, come se fosse una caramella o un'ostia o un cioccolatino. Se ti do un cioccolatino, te lo metto in mano, tu lo scarti e te lo mangi. Giusto? Ecco, queste cose sono pratiche che faccio durante la comunione. Attenzione! Secondo voi, Gesù ha dato qualche segno un po' simile a quello della trasfigurazione per aiutarci a credere che è veramente presente nell'ostia? Sì o no? Sì. Si chiamano miracoli eucaristici, ce ne sono 25 in Italia. A maggio noi ci andremo in uno di questi posti. Facciamo l'ennesimo pellegrinaggio parrocchiale, che io vorrei tanto che fosse aperto alle persone di Sermoneta e non, come sempre accade, a tutta Italia, meno i sermonetani. C'è un posto in Italia che si chiama Lanciano, sta in Abruzzo. Sapete che cosa c'è lì? Se ci andiamo, se venite, lo vedete con gli occhi vostri. C'è un'ostia consacrata che è stata consacrata, sapete quanto tempo fa? Anche grandi, 1200 anni fa, dico 1200 anni fa, non c'era manco sta chiesa ancora. Questa chiesa c'ha poco più di 1000 anni, questo è avvenuto 1200 anni fa. Sapete che è successo? Quell'ostia, appena il sacerdote ha consacrato, è diventata carne viva. E ha gocciolato sangue, ci sono 5 gruppi di sangue sotto, e l'ostia ancora conservata. Gli hanno fatto le analisi del sangue, adesso noi siamo diventati, infatti il fatto che è rimasta per 1200 anni intatta, quindi senza nessun tipo di protezione, non è che stava in qualche camera settica come facciamo adesso, protetta dalle intemperie, no. Quindi esposta a qualunque cosa, è rimasta integra. E hanno fatto l'analisi del sangue, lo sapevate? Hanno fatto sia l'analisi del sangue dei grumi che l'analisi dei resti dell'ostia consacrata trasformata in carne. Esito dell'analisi, lo sapete che cos'è? Che quello è sangue umano di gruppo AB positivo. Sapete quale altra grande lingua ha come gruppo sanguigno AB positivo? La sacra sindone. Conoscete cos'è la sacra sindone? È il lenzuolo che ha avvolto Gesù. Ne avete mai sentito parlare voi? Si trova a Torino, io ci sono stato 2 volte a vederla. E c'è tutta quanta impressa, davanti e di dietro, la figura di Gesù. Si vedono i segni della flagellazione, si vedono i segni della corona di spine, si vedono i buchi alle mani e ai piedi. Benissimo. Anche quella è un'altra immagine miracolosa. Vedete come fa il Signore? Sapete perché fa queste cose? Ma voi avete sentito queste cose, no? Potete andare a controllare, eh? Perché prendete la macchina e andate a Lanciano. Oppure a maggio, 18-19 maggio, venite a pellegrinaggio, che sarebbe una cosa molto buona. Con noi venite a vedere. Io oggi vi ho dato questa informazione, giusto? Alla luce di questo, sarà presente Gesù nell'Eucaristia oppure no? È possibile non crederci se uno sta dinanzi a una cosa di questo genere? Allora, noi non possiamo vedere come Gesù è presente nell'ostia. Sapete che i nostri angeli custodi non vedono Gesù presente nell'ostia? Tutti.
Infatti i nostri angeli custodi, quando io consacro, stanno tutti prostrati con la faccia a terra, tutti, non stanno soltanto in ginocchio. Sapete che significa prostrati con la faccia a terra? Ve lo devo far vedere? Ve lo faccio vedere? Noi stiamo in ginocchio, i nostri angeli stanno così. A Fatima, apparizione riconosciuta, prima dell'apparizione della Madonna, è apparso l'angelo del Portogallo, e per far capire l'importanza della presenza di Gesù nell'ostia, sapete che aveva in mano un calice e un'ostia che grondava sangue dentro il calice. A un certo punto ha lasciato l'ostia e il calice, che sono rimasti miracolosamente sospesi in aria, grondando sangue. Lui si è prostrato con la faccia a terra e ha insegnato la storia di Fatima le famose preghiere: mio Dio, io credo, adoro, spero, ti amo, ti chiedo perdono per tutti quelli che non credono, non adorano, sperano e non ti amano. E poi quell'altra più lunga: o Santissima Trinità, Padre, Figlio e Spirito Santo, ti adorano profondamente, ti offro il preziosissimo corpo, sangue, anima e divinità di nostro Signore Gesù Cristo, presente in tutti i tabernacoli delle chiese, in riparazione degli oltraggi, sacrilegi e differenze del Dio Cristo. E per i meriti infiniti del suo sacratissimo cuore, del cuore immacolato di Maria, ti chiedo la conversione dei poveri peccatori. Capite quanti segni che ci lascia il nostro Signore? Quindi Dio non si può vedere in questo mondo, però ci lascia tutte quante queste serie di cose. Sulle cose della fede funziona sempre così, anche nelle grandi scelte di vita. Per esempio, faccio vedere una cosa. Io sono sacerdote, no? E secondo me come ho fatto a capire che il Signore mi chiamava a fare il sacerdote? Voi lo sapete che io avevo la fidanzata? Lo sapevate? Lo sapevate? Sapete quanti anni sono stato fidanzato? 7. Da 17 a 24. Nel frattempo, per questo che mi sono laureato nel frattempo, in giurisprudenza. Sapete che io sono un avvocato? No, quindi attenti, gli avvocati sono molto cattivi. E secondo me come ho fatto a capire che il Signore voleva che facessi il prete? Mi ha fatto una letterina? Mi è apparso? La voce? Non funziona così. È sempre una cosa di fede. Sapete come fa il nostro Signore? Te lo fa capire piano piano, attraverso una serie di segni, come vi ho detto. Gesù si trasfigura, luce e vesti bianche. A me sono successe una serie di cose, una appresso all'altro. Un mio amico che è morto da santo, io ho cominciato a sentire nel cuore che mi cominciava ad avere un amore grande per il Signore e diminuiva un po' l'amore per la fidanzata, d'accordo? Ho cominciato a pensare, ma che lo faccio a fare l'avvocato? Ma c'è tanta gente che sta male, che soffre, che non c'ha la fede. Io potrei spendere la vita per andare a portare a tutti Gesù. Queste cose piano piano sono rimaste nel cuore, poi hanno preso sempre più corpo, e poi a un certo punto io non è che ero sicuro, avrei dovuto fare un atto di fede, però non ero sicurissimo, ma l'avevo capito. Nelle cose di fede funziona sempre così. C'è un altro motivo per cui le cose di fede funzionano così, e poi chiudo. Capiscano anche i grandi e capiscano anche i piccoli. Sapete perché funzionano così? Perché il Signore ci lascia liberi. Supponiamo che Dio, non è così, no? Ma supponiamo che Dio si potesse manifestare e noi potessimo vederlo in questa vita. Proprio vederlo, A quel punto... Siamo ancora liberi secondo voi? Non siamo liberi più perché dobbiamo fare per forza quello che guardo lì. Siamo mica matti, se l'abbiamo visto. Cioè, e attenzione, se facessimo un peccato diventeremmo come i diavoli, perché saremmo imperdonabili, perché avremmo la certezza assoluta che quella cosa non si può fare. Capite? Invece noi quando facciamo qualche marachella, lo sappiamo che è peccato, però dice, ma chi lo sa? Speriamo che forse non lo è. Possiamo credere queste cose anche se, perché non abbiamo la certezza assoluta, mi state seguendo? È importante andare a messa la domenica? Ma il prete dice di sì, ma a me non mi sembra che tutto sia granché.
Ma capite, se quando io alzo l'ostia, voi vedeste Gesù in persona, capite? È chiusa la trasmissione, cioè dovreste venire a messa tutti i giorni se vedeste una cosa di questo genere, con gli occhi proprio. Quindi nostro Signore ci fa capire, ci dà i segni, anche perché stimolano la nostra partecipazione, la nostra libertà, la nostra intelligenza, la nostra partecipazione a questi atti. Ecco, è ovvio che il catechismo è importante per questo, perché queste cose le dovete sapere, dovete avere una formazione in modo tale che poi, man mano che crescete come grandi, sappiate fare le vostre scelte di fede e di vita. Siamo andati Gesù e Maria.